lascia solo impronte sulla sabbia. È il progetto di pulizia delle spiagge pubbliche del litorale salernitano, promosso dalla Fondazione ANFAS Salerno Giovanni Caressa Onlus, patrocinato dal Comune di Salerno. La Fondazione, presieduta da Salvatore Parisi, ha voluto così avviare un progetto di pulizia spiagge pubbliche che verrà impiegate alcune persone con disabilità per valorizzare e contribuire alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione del territorio, così come previsto dall'Agenda 2030 dell'ONU e dagli obiettivi di sviluppo sostenibile. Supporteranno l'evento anche i volontari di Lega Ambiente, che da sempre portano avanti le storiche battaglie spiagge e fondali puliti, esemplare per l'educazione e la difesa di ogni ambiente naturale. La partenza di questo progetto che abbiamo proposto, 3 giornate grazie alla collaborazione e al partenariato col Comune di Salerno, Lega Ambiente e un grazie particolare anche a Salerno Pulita. Un progetto di grande educazione civica innanzitutto, perché le spiagge sono un bene comune di tutti e andrebbero tenute chiaramente pulite e andrebbero curate e dovrebbero essere questa una prerogativa di tutti. Noi abbiamo voluto, con la partenza di questa giornata, in 3 giornate, dare anche un senso di inclusione a questo progetto, alle persone con disabilità come valore aggiunto, come supporto alla società, ma innanzitutto una cosa che ci interessa molto anche come fondazione, la partenza di alcuni tipi di servizio che noi intenderemo proporre anche al di fuori delle strutture al servizio della comunità e della società. Quindi grande entusiasmo, ai ragazzi è stato spiegato bene cosa andavamo a fare, l'hanno preso con grandissimo entusiasmo e da stamattina abbiamo iniziato a ripulire questo pezzo di spiaggia, tanti detriti, tante cose che abbiamo trovato, daremo una mano per quanto ci è possibile, speriamo che questa iniziativa possa crescere negli anni e possa diventare sempre un esempio di senso civico, ma innanzitutto di grande inclusione. Assolutamente, Lega Ambiente è vicina alle iniziative che promuovono l'inclusione sociale su temi trasversali come la sostenibilità ambientale. E questa mattina si nota tutto l'entusiasmo dei ragazzi che hanno una gran voglia di aiutarci a migliorare la nostra città. Per cui questi appuntamenti sono necessari, sono importanti e siamo felici di parteciparvi perché è un'iniziativa che permette di vivere meglio l'ambiente in cui viviamo. Sì, questa è una sorta di anteprima speciale con persone speciali di Puliamo il Mondo, 32esima edizione che parte proprio in questi giorni. Questo a ribadire che l'ambientalismo maturo, l'impegno ambientale è anche indice di inclusione. Siamo tutti necessari per dare una mano al mondo, per curarlo, prendercene cura. Fa particolarmente piacere l'invito di oggi, speriamo che questa collaborazione possa continuare anche in altri ambiti. Per tornare a Puliamo il Mondo, nei prossimi giorni Salerno sarà coinvolto in 2 iniziative, la prima venerdì 20, l'altra domenica 22. Abbiamo scelto 2 luoghi diversi della città, via Maldone vicino all'istituto di Paolo Galilei, l'altro invece è la sottopiazza della grande piazza di Salerno, del Crescent, dove si sono accumulati i rifiuti portati dal mare, che naturalmente sono una responsabilità tutta umana. Puliamo il Mondo si arricchisce ogni anno di nuove collaborazioni, quest'anno è dedicata alla pace in un momento in cui le guerre sono ai nostri confini, anzi sono all'interno dell'Europa geograficamente parlando, ma Puliamo il Mondo, l'impegno che da oltre 30 anni Lega Ambiente porta avanti come corrispondente a livello italiano di un'iniziativa mondiale e soprattutto partecipazione. Sì, ogni momento per cui tutti insieme si lavora per l'inclusione, che credo sia un momento importante. Se poi il tema è quello della sostenibilità ambientale, penso che sia un impegno e una responsabilità di tutti noi, quindi veramente un plauso a questa iniziativa dell'ANFAS che insieme al Comune, alle Ambiente danno un segnale importante che può essere replicato in ogni contesto. Noi come amministrazione comunale abbiamo aperto già da 2 anni una spiaggia ad hoc dove il tema dell'inclusività la fa da padrone, magari per una prossima annualità si può lavorare su questa e su tutte le altre spiagge insieme per renderle sempre più sostenibili, accanto anche al lavoro fatto da Salerno Pulita e Salerno Solidale che quest'anno, come anche del resto l'anno scorso, si sono impegnati molto a mandare dei messaggi importanti di tutela ambientale.